Ciao a tutti ragazzi, ben trovati sul mio canale. Come sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, selezionate la campanella se volete le novità e se vi piace questo video mettete un bel like. Oggi mi trovo nella zona del Carmine, a Viterbo, nella mia città. Di preciso siamo a Piazza Lago di Monterosi, dove nel 2020, tre anni fa, a maggio del 2020, fu inaugurato praticamente quest'area sosta. Questa era stata inaugurata dalla vecchia amministrazione, dal sindaco Arena, al cui tra l'altro non può essere imputata nessuna colpa, anzi solo meriti, perché comunque è stato realizzato, diciamo, quest'area sosta che vedete alle mie spalle. In questo momento la vedremo insieme, è un pochino abbandonata perché ci sono state delle problematiche che vedremo più tardi. Volevo farvi vedere quest'area sosta perché in questi giorni ho visto delle polemiche su Facebook rilevanti a dei parcheggi, quindi mancano dei posti a Viterbo, anche perché a Viterbo in questo momento storico, quindi siamo a settembre, inizio settembre, c'è un evento molto conosciuto che è il trasporto della macchina di Santa Rosa, quindi a fronte di questa polemica volevo realizzare questo video per parlare un attimino di quest'area sosta. In realtà ho avuto anche dei dialoghi con la nuova amministrazione e sono interessati, da quello che dicono, sono molto interessati al ripristino di quest'area sosta. Quest'area sosta è un'area sosta comunale, quindi è totalmente gratuita e, come dicevo prima, si trova a zona del Carmine. La vediamo un attimino insieme e anche così come ricordo della parola dell'assessore per vie parallele, ho saputo che è interessato al ripristino di quest'area, quindi la vediamo un attimino insieme e parliamo un attimino di quest'area sosta, nella speranza di poterla rivedere dedicata ai nostri camper. Attualmente le sbarre sono aperte, quindi potrebbe essere utilizzata come parcheggio in questi giorni di festa. Ovviamente non c'è nessun tipo di servizio, mentre originariamente, lo vediamo insieme, questo è l'ingresso principale, diciamo, dell'area sosta che era inizialmente. Andiamo dentro e vediamo. Oggi il tempo non aiuta, però ecco, per farvi vedere che zona Carmine comunque c'è questa possibilità di parcheggio per questi giorni di festa. Quest'area sosta, come dicevamo prima, è stata, diciamo, tra virgolette, credo erroneamente, anticipatamente aperta nel 2020, e quando ancora non era totalmente terminata. Infatti mancavano 35.000 euro di lavori perché doveva essere recintata e per altre piccole cose che erano previste nel progetto, e quindi ci fu una lunga discussione per decidere chi doveva prendersi carico di queste spese, tra l'associazione Francigena e chi invece diceva di fare una gara d'appalto. Quindi credo sia rimasto un dubbio e non è stata portata a termine, anche perché il sindaco Arena comunque ha dovuto lasciare il suo incarico prima del tempo, e quindi non è stata sua la mancanza. E effettivamente l'amministrazione Frontini sembra convinta nel voler ripristinare e rimettere in funzione questa area sosta. Troviamo la griglia che era adibita, diciamo, agli scarichi. Tutto sommato la pavimentazione, tutto il resto, diciamo, anche a livello di giardino, è tutto ben tenuto, quindi non è difficile ripristinare eventualmente questo spazio. Qui, come vediamo, c'è un'altra colonnina. Facciamo il giro. Ovviamente questa pianta
nel caso dei camper andrà molto potata. Qua giù, come vediamo, c'è un'altra colonnina. E qua siamo arrivati praticamente all'uscita. Un'altra colonnina la vediamo qua giù in fondo. Quest'area sosta aveva inizialmente, mi sembra che avesse avuto progettati 25 posti camper, e come abbiamo visto è molto completa, quindi siamo in attesa di avere novità per quanto riguarda l'amministrazione e soprattutto per capire un attimino perché quest'area sosta non è stata mai attivata in funzione definitiva. E questo è l'area sosta in questione, quindi possiamo vedere che abbiamo un bello spazio dove poter parcheggiare i nostri mezzi. Come dicevo prima, quest'area è stata abilitata e precedentemente omologata, mi sembra per 25 posti, con praticamente, le contiamo, ce n'è una, due, vediamo là, tre e quattro stazioni di ricarica. C'è, come abbiamo visto prima, il carico e scarico, quindi sarebbe un servizio totalmente gratuito e totalmente diciamo fruibile. Quindi aspettiamo la nuova amministrazione che sta lavorando e sono ben contenti di ripristinare questi spazi e dedicarli ai nostri camper. Quindi per quello che riguarda i parcheggi, in questi giorni è stato riaperto anche questo parcheggio, dove comunque potremo mettere le macchine o potremo mettere i nostri camper se veniamo a Viterbo. Io con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, mettete un like se vi piace il video e selezionate la campanella. Ciao a tutti ragazzi da Viterbo!